Siamo qua con Emanuele Palumbo alla Lotus per presentare l'ultima creazione appunto di questo grande marchio che è Lotus, che da oltre 75 anni produce macchine di grandissima prestazione, soltanto sportive ma anche eleganti. Adesso dopo 75 anni ha cambiato completamente mood ed è nasce così Electra, che è una macchina completamente elettrica. Ci vuoi spiegare come è nato questo cambiamento e raccontarci qualcosa di questa meravigliosa auto? Certo, Lotus nel 2022 ha deciso di rilasciare l'ultimo prodotto totalmente benzina, quindi termico, tenendo ancora la storia di Lotus dalla sua parte, quindi un'auto due posti, totalmente termica, motore che avevano già utilizzato in precedenza, macchina non troppo pesante, quindi comunque la storia di Lotus della leggerezza l'hanno mantenuta, prestazioni elevate, e chiudendo il cerchio hanno voluto rilasciare quella macchina. Dal 2023 hanno deciso di lasciare e rilasciare solo modelli elettrici, questo ovviamente per interfacciarsi a quello che è il mondo di oggi, tutta la direzione ormai è quella, lo sappiamo tutti, l'elettrico, il pure elettrico, e quindi questa sarà la prima vettura elettrica rilasciata, diciamo, in grande scala dal marchio Lotus. Parliamo di un SUV di grosse dimensioni, quindi 5,10 m, disponibile con due tipi di motore, uno da 600 cavalli elettrici e l'altro da 900 cavalli, quindi parliamo di prestazioni veramente veramente elevate, anche se la vettura è una vettura di grossa portata, quindi anche molto pesante. Con 600 cavalli arriviamo a un 4,5 secondi da 0 a 100 e con 900 cavalli arriviamo addirittura a un 2,8 secondi da 0 a 100, quindi numeri impressionanti che solo l'elettrico può raggiungere. Decisione di Lotus perché le prestazioni, nonostante per la prima volta nella sua storia fa un SUV e lo fa anche elettrico, la decisione di fare, di mantenere le prestazioni della storia Lotus, quindi prestazioni sono veramente tanto 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 elevate, ecco. Quindi vediamo qua un SUV, il primo SUV Lotus, l'Elettra, che parte da 98.000 per la versione da 600 cavalli fino a raggiungere circa 150.000 della versione da 900 cavalli. Questa qua che abbiamo in particolare qua esposta è un'Elettra allestimento S, quindi ben accessoriata, che parte da 123.000 circa. E diciamo che a livello anche di tecnologia, oltre che batterie di ultima generazione, è piena e ha di tutto e di più, ecco. Abbiamo parlato di auto elettrica e per quanto riguarda la durata, di quanti chilometri si riesce a fare con una macchina di questo livello e con le prestazioni naturalmente di Lotus, che sono completamente tantissime rispetto a tutte le altre macchine, quindi è una macchina che ha una grandissima potenza. E come avete pensato di equiparare sia la potenza di Lotus con l'elettrico? Certo, questa è la prima domanda che viene fatta dal cliente, ovviamente la paura al giorno d'oggi di avere auto elettriche che ti fanno magari 100-200 km che poi si fermano, appunto. E questa è la paura più grande, però quando hai dietro un lavoro ingegneristico di alto livello riesci a sopperire tutte queste problematiche. Hai delle batterie grosse, hai un'aerodinamica speciale della vettura, questo comporta che questo tipo di auto riesce a raggiungere anche fino a 600 km di autonomia. 600 km con una possibile ricarica veloce da 10 all'80%, quindi un 400 km di ricarica in 20 minuti. Quindi veramente i viaggi anche di tanti tanti chilometri possono essere fatti in modo tranquillo, e questo almeno non spaventa più le persone che erano abituate magari ad altre autonomie. Magari vedi un'auto così grossa, così pesante, eccetera, e paura che ti faccia veramente pochi chilometri, magari azionando il clima, andando più veloce, eccetera. Sappiamo tutti che sono cose che ti fanno abbassare l'autonomia generale. Però ecco, Lotus è riuscita a lavorare in tutto questo facendo un gran livello, appunto, di aerodinamica, mettendo l'ultima tecnologia delle batterie disponibili sul mercato. Elettra sarà soltanto come versione SUV o abbiamo altre tipologie di versioni, tipo
la super auto sportiva due posti, che era in, diciamo, la vera mission di, di Lotus. Allora, l'obiettivo di Lotus dal 2023 è solo produrre auto elettriche. Da quest'anno abbiamo il SUV di grosse dimensioni, che è l'Elettra. Anno dopo anno verranno rilasciati altri modelli, e può essere anche che arriverà anche la sportiva che tutti sognano di Lotus. Però sì, ora ormai la strada è chiara a tutti, è l'elettrico, e Lotus si adegua portando sul mercato tutta la gamma elettrica. Poi volevo chiederti anche un'altra cosa, per quanto riguarda invece le personalizzazioni dell'auto, se un cliente vuole qualcosa di particolare, si può aggiungere, ci sono delle restrizioni su quello che avete creato, oppure si può un po' creare qualcosa di diverso, di particolare? Certo, c'è la possibilità ovviamente di personalizzarla a proprio piacimento, aggiungere optional che potrebbero risultarci più comodi poi per l'utilizzo dell'auto, o anche più belli, ecco, se a noi ci piace di più, come in questo caso avere un cerchio di grosse dimensioni, quindi rendere l'estetica dell'auto migliore, possiamo avere un cerchio da 23 pollici, opzionale. Stessa cosa se vogliamo aumentare l'aerodinamica dell'auto e anche la comodità poi dell'utilizzo, con una visione più ad ampio raggio rispetto allo specchietto classico laterale, possiamo avere la possibilità di montare queste telecamere laterali che fungono apposta da sostituzione allo specchietto classico laterale. Queste sono solo due delle tante opzioni che possiamo scegliere all'interno di quest'auto, anche se di per sé è un'auto che esce di serie con tanti optional. Siamo qui all'interno di Elettra, e quindi vediamo computer di bordo, un designer completamente molto elegante, ma allo stesso tempo anche sportivo, che richiama veramente il must di Lotus, con questa tecnologia e questa innovazione che comunque vi contraddistingue da oltre 75 anni. E mi spiegheresti un po' come funziona e quale particolarità ha di diverso rispetto alla Lotus precedenti? Certo, quando ci sediamo all'interno di quest'auto sicuramente ci accorgiamo subito della tecnologia che possiede. Dopo aver visto anche la qualità dei materiali interni, subito la tecnologia è la prima cosa d'impatto che vediamo all'interno della vettura. Questo schermo sicuramente è quello principale, che è un OLED da 15 pollici, è ciò che ci affascina di più all'interno dell'auto. Sempre di schermi parliamo, ne abbiamo un altro per il conducente e un altro per il passeggero touch addirittura, quindi possiamo gestire anche il multimedia direttamente dallo schermo del passeggero. Stessa cosa, abbiamo un ulteriore schermo per i sedili posteriori. Quindi anche solo di multimedia siamo ad un livello veramente veramente alto. Prima parlavamo anche dei specchietti, sì, laterali sostituiti da delle telecamere, altri due schermi che si aggiungono, touch anche loro, e tecnologia, quindi sappiamo che all'interno di quest'auto, lo notiamo subito, è completa. Più di questo vedo difficile arrivare come livello. Ovviamente al touch dello schermo possiamo gestire l'intera auto, dall'apertura del portellone all'apertura dello spoiler, all'oscuramento manuale del tetto in vetro, fino alla gestione poi delle applicazioni dell'auto.